Eccoci, ciao a tutti, benvenuti a questa seconda lezione di Scott Go versus Scratch. E oggi parleremo dei thread. I thread sono letteralmente significa filo, quindi diciamo sono il filo del discorso, del codice, sono proprio le colonne di blocchetti che si vedono in Scratch o la colonna di Scott Go. Insomma, avremo modo di approfondirlo ora durante questa lezione e quindi chiudo la webcam, passo in screencast e vi auguro buon lavoro. Allora, eccoci qui. La domanda, appunto, come ho detto prima, la domanda che si pone questa lezione è: cosa sono i thread? Letteralmente thread significa filo, quindi se vogliamo mantenere la metafora del teatro di Scratch di cui ho parlato nel corso di coding per creare videogiochi con Scratch. Possiamo anche dire che filo possa significare filo del discorso, no? E quindi il filo del discorso che ciascun personaggio nella nostra applicazione Scratch deve tenere durante l'animazione, durante la rappresentazione teatrale in qualche modo. Ok? Concretamente il thread è la colonna di codice che ogni sprite, ogni personaggio dentro Scratch può avere. Quindi in questo caso noi, in questo script di Scratch che vedete, abbiamo solo un personaggio, che ora lo possiamo chiamare, semplicemente lo chiamiamo protagonista. Protagonista. Questo è il suo thread, ok? In Scratch di thread ne possiamo avere tanti in parallelo. E tutti i thread partono con i blocchetti situazioni, ok? Quindi il blocchetto che innesca, in qualche modo, il blocchetto che fa da innesco, da evento, per far partire tutto il filo, il discorso, no? In qualche modo. E in Scratch possiamo gestire vari thread in parallelo, sia sul singolo personaggio, sia su più personaggi contemporaneamente. Questo che cosa significa? Che volendo io posso anche fare sul medesimo personaggio, ovvero il protagonista, posso anche fare un thread parallelo che abbia sempre lo stesso evento di innesco, ovvero la lavanderina verde, però magari possiamo fare così, dire ciao per 2 secondi. Ok? Questi sono due thread che vanno parallelamente sullo stesso sprite, sullo stesso personaggio, il protagonista in questo caso. Altrimenti potrei fare che ristacchiamo un attimo questo per fare la pulizia. Ok, lui rimettiamolo qui. Duplichiamo il personaggio. Gli diamo un altro nome, in questo caso lo chiamiamo caratterista. Cambiamogli anche un attimo l'aspetto così da distinguerlo meglio dal protagonista. Facciamo il gattino che corre, magari lo spostiamo quassù per distinguerlo meglio. Torniamo al codice. Chiaramente, essendo duplicato, è uguale. Questo lo cancelliamo, cioè cancelliamo anzitutto. Questo lo ricostruiamo così. Questo si toglie. Quindi riepiloghiamo. Il protagonista farà ha il thread della duplicazione di se stesso, insomma quello che abbiamo già visto anche nella scorsa lezione, mentre il caratterista semplicemente dirà ciao per 2 secondi. Vediamo? Eccolo qui. Ok, quindi anche in questo caso abbiamo proprio dei thread che vanno in parallelo su due personaggi diversi. Dovete sempre ricordare un po'. Ripeto la metafora del teatro, vi invito ad andare a vedere la prima lezione che si chiama proprio così, Scratch e la metafora del teatro, la prima lezione del corso Coding per creare videogiochi con Scratch che trovate sempre qui dentro nel sito di Paleos, andate nella pagina dei corsi online e poi Code Academy e lo trovate, potete accedervi gratuitamente, quindi vi invito a rivedere quella prima lezione. Comunque, la cosa più importante da capire adesso è che chiaramente, essendo una metafora del teatro, ci possono essere vari personaggi che recitano sul palcoscenico, che non a caso è questo oggetto qui, lo stage, il palcoscenico. Questi personaggi tra di loro
ovviamente reciteranno ognuno indipendentemente dall'altro, oppure possono avere anche dei punti, diciamo, di scambio, di sincronizzazione, perché immaginate che io debba rappresentare un dialogo fra due personaggi, come lo programmereste questo dialogo? Dovreste programmare, per esempio, proprio le pause con i secondi, e questo è un modo, per carità, ma non è sicuramente il modo più efficiente di scambiarsi i turni conversazionali fra due personaggi. La cosa migliore dentro Scratch sarebbe trovare dei punti di sincronizzazione fra due personaggi che in qualche modo comunicano tra di loro. E il modo migliore di comunicare o è usando delle variabili, o più facile ancora è utilizzando nel menu situazioni, utilizzando i messaggi. E vediamo, per esempio, se io volessi fare, per esempio, un codice che fa dire, che crea un po' una sincronizzazione fra questi due personaggi, fra il protagonista e il caratterista. Intanto riazzeriamo di nuovo lui. Riazzeriamo di nuovo lui, ok. Un sincronizzazione che cosa vuol dire? Che voglio gestire un po' il tempo in cui questi personaggi si azionano. Quindi magari possiamo dire che la vignetta del caratterista che dice ciao, voglio che avvenga non subito all'inizio, ma avvenga dopo che il protagonista si è duplicato varie volte fino ad andare a sbattere contro il campo viola, ok? Quindi potrei fare in questo modo: magari metto un messaggio invia a tutti. Ora qui messaggio 1 è preimpostato, magari ne facciamo uno nuovo, lo chiamiamo, diciamo, lo chiamiamo parla. Ok? Vado nel caratterista, cambio l'evento innesco, tolgo la bandierina e metto quando ricevo il messaggio parla. Ok? E vediamo cosa succede. Vedete, ora parla. Il caratterista dice ciao alla fine del thread perché l'abbiamo messo qui dentro. Ok? Quindi questo fa capire di come sì, ogni personaggio può avere il suo thread indipendente, ne possiamo avere quanti ne vogliamo paralleli, ma abbiamo anche la possibilità di sincronizzare un po' questi thread fra di loro anche sui personaggi diversi. Questo è importante perché, ripeto, nella metafora del teatro, se abbiamo più personaggi che dialogano tra di loro, fosse anche una semplice animazione dove uno dice ciao, come quell'altro ciao, come stai, cosa hai fatto oggi, proprio un dialogo, gestire i turni conversazionali fra due personaggi, fra due sprite, solamente utilizzando i blocchetti attesa, che sono qui nel controllo, attendi, quindi uno fa una pausa mentre l'altro parla, eccetera, è un disastro, perché uno deve calcolare precisamente il tempo, non è il modo più corretto di programmare una cosa del genere, bisogna appunto creare dei messaggi nascosti che i due personaggi si scambiano e quando parte un messaggio l'altro lo riceve, allora fa una cosa e viceversa, ok? Come abbiamo visto in questo caso. Quindi questa è una caratteristica importantissima di Scratch, ora l'approfondiremo anche più tardi, che è proprio la gestione dei thread in parallelo. Ovviamente dentro ScottyGo, come abbiamo visto fino adesso, questa cosa è molto diversa. Di thread, abbiamo visto in tutti gli esempi, il thread in ScottyGo è uno solo, perché noi non possiamo gestire colonne in parallelo di codice come in Scratch, dobbiamo sempre usare una colonna sola che è compresa tra il blocchetto begin e il blocchetto end. Ok, questa è appunto la differenza fondamentale. Questo non è il fatto di usare un unico thread in ScottyGo non significa che sia come dire, una limitazione intrinseca del prodotto ScottyGo. Che ovviamente, per carità, rispetto a Scratch, ovviamente è un sistema più chiuso, più limitato, ma è anche, come dire, è anche un diverso approccio, come possiamo dire, un diverso paradigma di programmazione che comunque ci è utile,
lo vedremo ora più avanti, soprattutto per quei ragazzi o comunque per l'attività didattica di voi docenti che proseguirà magari anche in esperienze di robotica e ora lo argomenteremo meglio poi più avanti. Adesso procediamo invece con la rassegna dei moduli di Scott Igo che ancora mancano, perché ne manca ancora qualcuno, siamo più o meno a metà della seconda parte della Teacher's Guide, per vedere intanto il corrispettivo di questi blocchetti di Scott Igo, per vederne il corrispettivo in Scratch. Vi preannuncio che questi c'è un corrispettivo quasi esatto perché sono tutte strutture di controllo, quindi i blocchetti che in Scratch tradizionalmente troviamo sotto la categoria controllo. E poi vedremo quali sono le differenze e quelle differenze che ci sono e cercheremo appunto di capire come in base a queste differenze si manifesta proprio questa diversa caratteristica dei thread e capirete che è una cosa proprio che non è tanto un limite di Scott Igo, ma è proprio una cosa funzionale rispetto al diverso obiettivo di Scott Igo e rispetto al diverso obiettivo didattico di Scott Igo, scusate, il diverso obiettivo didattico di Scratch, ma la cosa migliore è arrivarci pian piano, esempio dopo esempio. Quindi ripartiamo dalla nostra Teacher's Guide, dal modulo Australia 2 e vediamo che quali blocchetti ci introduce. Obiettivo del modulo Australia 2 è quello di introdurre le istruzioni con condizionali, quindi l'if else, il se allora altrimenti. Ok, e qui poi dice insomma co cos'è che deve fare ora dal punto di vista del gioco il nostro personaggio, quello di piantare degli alberi, eccetera. Ok, qui viene un po' spiegata ve lo zoomo un attimo, viene un po' mostrata com'è che si usa il blocchetto if, quindi se davanti scusate, al nostro personaggio si trova un attrezzo, questo è l'attrezzo oggetto collezionabile, insomma lo vedremo più avanti. Allora, se si verifica questa condizione che davanti al robottino si trova questo attrezzo, allora fai un passo e raccoglilo. Altrimenti fai un passo e basta, e il condizionale si chiude con l'end, come abbiamo visto anche prima al repeat. Quindi c'è questa struttura, vedete, a forchetta, no? Primo braccio, secondo braccio, terzo braccio, che troviamo pari pari anche in Scratch. Se vado nel menu controllo, eccolo qua, il se allora altrimenti. Vedete, tre braccia, la forchetta, 1, 2 e 3. Quindi se qui inserirò la mia condizione, che di qua era la condizione questa, in front, davanti a un oggetto collezionabile, in Scratch qui dentro possiamo mettere, dobbiamo usare, di solito si usa un operatore, si usano questi qui, questi a forma esagonale irregolare, quindi o si usano gli operatori matematici se si vuole esprimere una condizione matematica, ad esempio se c'è una variabile che è maggiore di, minore di, uguale a, oppure gli operatori booleani, quindi gli operatori logici, quindi che due condizioni si verificano simultaneamente, quindi si usa AND, oppure se ne può verificare solo una, quindi si usa l'operatore OR, oppure il contrario di una condizione NON, oppure si possono usare, spesso si usano anche questi gli esagonali che sono nel menu sensori, per esempio se uno sta toccando lo sprite con il puntatore del mouse, oppure se lo sprite sta toccando un colore, eccetera, un po' come avete visto qui, anche questa è una condizione, vedete, ripeti fino a quando si verifica fin quando si verifica la condizione che il nostro sprite, il nostro gattino protagonista, tocca il colore viola o linda, insomma, che colore è, ok? Quindi questo è il se allora altrimenti pari pari a come c'è Scott Igo. Chiaramente le strutture di controllo sono una delle cose più universali, cioè sono i blocchetti più universali che si trovano in qualsiasi linguaggio testuale o a blocchetti, a interfaccia grafica. Ok? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Il repeat lo avevamo già visto.
Tanto qui vado veloce perché poi alla fine questi sono poi tutti esempi che poi entrano, come dire, nella narrazione del gioco, che però non è l'obiettivo, insomma, di questi due webinar, ma l'obiettivo, come abbiamo già detto, è trovare le corrispondenze e le differenze fra i blocchetti. Quindi andiamo avanti a vedere cosa inserisce. Qui vedete che inserisce semplicemente delle nuove condizioni. In questo caso, se sulla destra c'è questo quadrato che si chiama quadrato di azione, che serve per fare determinate cose, e c'è sempre un if. Quindi la domanda è: se sulla destra di Scotty c'è questo quadrato, allora fai quello che c'è internamente. In questo caso, place, quindi posiziona davanti a te qualcosa. Ok? Quindi vedete blocco repeat. Ricordatevi quando l'altra volta abbiamo parlato degli annidati, no? Dei cicli annidati o nidificati. Abbiamo il repeat, che in questo caso è il ciclo più esterno, e dentro vi è un annidato, in qualche modo, dell'if. Pari pari a come c'è qua. Qui abbiamo un ripeti, io potrei mettere tranquillamente un se qua dentro, volendo. Ok, qui ho fatto addirittura un annidato dell'annidato, scusate. Un doppio, magari lo fa meglio se lo cerco di mettere. Lo devo mettere qui fuori. Fuori, oh, eccolo qua. Ok, quindi uno può mettere poi tutte le strutture di controllo, le può annidare quante volte vuole. Okay, quindi vedete qui è proprio pari pari a quello che facciamo dentro Scratch. E infatti il trucco, quello che poi vi chiedo anzi di iniziare già a pensare a dov'è il trucco, queste cose sono tutte uguali, qual è la differenza? Ci iniziate, pensateci un attimo, forse ci arrivate anche da soli e comunque ci arriveremo tra poco. Andiamo avanti perché ce ne sono altre di strutture di controllo da mostrare. Allora, andiamo avanti. Qui è sempre if, eccolo qua. Andiamo avanti. Ok, queste sono sempre varianti, sempre varianti dell'if. Ora, in questo caso non c'è l'else. Non c'è l'else, infatti, perché vedete, non vedete, non c'è un blocchetto else. Qui è semplicemente se sulla destra c'è questo, allora fai questo. Chiuso, non c'è un altrimenti, non c'è quindi una condizione, che non ci sono delle istruzioni collegate all'opposto di questa condizione. E questa possibilità c'è anche su Scratch. Vedete, qui abbiamo messo qui sull'area di lavoro il blocchetto se, allora, altrimenti, ma se guardate bene c'è anche il semplice se, allora, ok? Dove semplicemente non do istruzioni per il caso in cui non si verifichi la condizione che uno mette qua dentro, ok? Quindi sono due blocchetti diversi, c'è cioè l'if then, quindi il se, allora, oppure l'if then else, il se, allora, altrimenti, e tutte e due vengono presentate appunto in questo modulo di Scotty Go. Scusate se scorro velocemente le pagine, ma è per arrivare poi al nuovo modulo. Tanto vedete che sono sempre le solite, sono sempre combinazioni delle stesse strutture di controllo. Chiaramente, rispetto alla risoluzione del gioco, quello che viene chiesto allo studente è quello di trovare la giusta sequenza, le giuste condizionalità, in modo da poter fare un codice che sia il più possibile elegante in base ai parametri di cui abbiamo parlato l'altra volta, la brevità e la modularità. Ok? Andiamo avanti, qui vengono introdotti altri blocchetti da utilizzare nei condizionali. Ok. Oh, finalmente, modulo 9, Nord America 2. E qui cosa ci dice? Loops and conditional statements, quindi if else. Ah, qui viene introdotto anche l'else
if, quindi l'altrimenti se, che in qualche modo specifica meglio cosa avviene nel momento in cui non si verifica la condizione che uno mette qua, ma non c'è nemmeno, cioè quindi si va all'altrimenti, ma l'altrimenti viene specificato in una serie di sottocasi, cioè quindi se allora, altrimenti se accade questo, ok? Lo vediamo meglio qua. Ecco qui, vediamo bene come funziona il blocchetto else if, ok? Ve lo zoomo leggermente. Eccolo qua. Allora, mentre il blocchetto, vedete come è fatto il diagramma di flusso, no? Qui abbiamo tre condizioni, una seguente all'altra. Quindi la prima domanda mi chiede, mi fa una domanda, cioè se Scottigo è posizionato sopra un oggetto collezionabile, se la risposta è sì, allora fai due passi, oppure se la risposta è no, nulla, prosegui, cioè fai due passi e poi prosegui, altrimenti salta i due passi e prosegui. Vedete come le condizioni sono una dopo l'altra. Ok, semplicemente ci possono essere queste diramazioni dove vengono eseguite le condizioni che sono messe dentro il blocchetto se nel caso si verifichi la condizione, quindi fare due passi oppure fare quattro passi come vedete qui, oppure fare sei passi, però concretamente in sequenza non c'è modo di uscire da questa sequenza perché una dopo l'altra queste domande vengono sempre poste. Invece con il blocchetto if else, scorro, scusate, eccolo qua, con il blocchetto if else if, scusate, io posso uscire dalla sequenza, vedete? Mi viene posta la domanda, se la risposta è sì, allora fai due passi, altrimenti se no, o meglio, vedete, se la risposta è sì, io esco totalmente dalla sequenza, vedete, c'è cioè, questa freccia esce dalla sequenza di tutte le domande. Ok, perché le altre domande non sono if, sono else if. Scattano solo se scelgo la strada dell'altrimenti. Ok? Quindi se la risposta è no, si aprono queste altre possibilità, ma se la risposta è sì, io esco dalla sequenza dei condizionali. Ok? Quindi possiamo dire che l'else if sono delle diramazioni della prima delle sottodiramazioni della prima diramazione dell'altrimenti, cioè se la risposta è altrimenti, io posso specificare meglio delle opzioni per quell'altrimenti. Ora un vero blocchetto else if in Scratch non c'è, e quindi il modo poi più semplice di farlo è mettere poi semplicemente è mettere semplicemente degli anni dati di se allora altrimenti, quindi qualcosa del genere, in modo che se uno sceglie sempre l'altro, questo non ci serve, scusate, in modo che se si verifica, lo zoomo così. In modo che se si verifica la condizione altrimenti mi vengono poste altre domande, vedete? Altrimenti, se allora accade questo, altrimenti, se allora accade questo, altrimenti, in modo che io se scelgo, se come dire, se si verifica la condizione, quindi viene eseguita l'istruzione che sarà qui dentro il primo blocco, posso uscire da tutto il resto. Cioè, se io qui metto, se allora sto toccando il colore viola, che ne so, riproduce il suono miau, e il gattino effettivamente tocca il colore indaco, il colore viola, tutta questa parte qui non si verifica, ok? Vi torna. Mentre invece se non sto toccando il colore viola, scatta l'altrimenti, che però mi pone altre domande, e qui potrei mettere altre condizioni, tipo se il gattino boh, è di una determinata dimensione, oppure se c'è una variabile che è superiore a un determinato numero, e farmi tutte,
tutte le rimanenti domande, ripeto, seguendo basta vedere qui il diagramma di flusso, la differenza che c'è tra questo ed il precedente. Ok? Qui vedete che non c'è modo di uscire dalla sequenza di domande, di condizioni. L'unica cosa che ci possono essere, appunto, sono questi allungamenti del percorso, perché oggettivamente si verifica la condizione, quindi devo fare due passi, devo fare quattro passi, ma tutte le domande arrivano prima o poi una dietro l'altra. Invece nel caso così, invece nel caso di qua, se si fa selezionare, grazie. Eccolo qua. Se si verifica la condizione, io esco dal flusso, vedete? Se si verifica, Scotty Go è posizionato su un oggetto collezionabile. Sì, boom, esco da tutte le altre domande. Oppure, se la prima domanda è no, però mi viene posta nuovamente, c'è un quadrato di fronte a Scotty, il quadrato di fronte a Scotty Go è vuoto. Sì, boom, esco. Ok, ecco a cosa ci serve l'else if, che ripeto non ha un corrispondente preciso in Scratch, scusate, c'è in altri linguaggi, ma uno eventualmente appunto può fare gli anni dati in questo modo. A questo punto la domanda è, dato che ora la teacher's guide, se non sbaglio, è conclusa, perché poi non vengono presentate altri blocchetti, si continua semplicemente a creare sequenze sempre più lunghe, più articolate, dove ovviamente lo studente, insomma l'utente, deve un attimo analizzare il contesto e capire qual è il codice migliore. Ma ora viene la domanda divertente, che è poi la domanda principale di questa seconda lezione. Tutte le condizioni che vengono espresse in Scotty Go, e più o meno abbiamo visto, sono tutte un po' simili, c'è un elemento topografico su davanti, dietro, a destra, a sinistra, e una condizione dove viene chiesto a Scotty Go: c'è un attrezzo davanti a te, c'è un ostacolo, c'è una casella vuota. Vi è proprio una condizione, oltre che topografica, una condizione di relazione di Scotty, del personaggio del gioco, con oggetti del contesto, appunto l'attrezzo, l'ostacolo, eccetera, che ovviamente fanno parte dell'interfaccia grafica di tutto lo scenario narrativo e vengono ovviamente percepiti dal personaggio, da Scotty, ma di fatto non sono elementi attivi, non sono programmabili, fanno parte dello scenario e lui li vede e giustamente il programmatore deve prendere in considerazione questa cosa. Quindi possiamo dire che sono elementi della scenografia del gioco, okay? Dell'aspetto grafico, ma non sono programmabili, non sono attivi, stanno lì e possono essere percepiti dal nostro protagonista. Il loro equivalente in Scratch, se ci pensate bene, se avete un po' di dimestichezza con Scratch, sarebbe semplicemente, boh, un'immagine stampata o rappresentata nello sfondo del nostro programma Scratch. In questo caso sarebbe il riquadro indaco, che infatti è stato messo nello sfondo. Non ho creato uno sprite, un personaggio con il riquadro. Il riquadro l'ho fatto direttamente nello sfondo, vi ricordate? Eccolo qua. Ok? Questa sarebbe la cosa più simile. E, in realtà, se ci pensate bene, l'oggetto palcoscenico in Scratch non è totalmente passivo, perché è comunque parzialmente programmabile. Anzi, lo è programmabile, perché possiamo creare dei cambi automatici di sfondo, dei cambi dinamici. Lo sfondo può essere percepire quando viene toccato, insomma, tutta una serie di cose. Anche se, mettiamola così, l'esempio sarebbe proprio un'immagine, ma prendete, che ne so, scegliamo un'immagine dalla libreria. Dov'è? No, importa, lo prendo dal computer, scegli uno sfondo. Ok, diciamo che scegliamo il campo da baseball. In questo caso, questo sarebbe l'equivalente. Abbiamo un'immagine che sostanzialmente è passiva, se
Sì, è vero, possiamo automatizzare il fatto che cambi lo sfondo e magari passare da un campo da baseball a un campo da basket o a un campo da calcio, ma non è che possiamo programmare, che ne so, che ne so, la base del campo da baseball si sposti o cose del genere, ok? Quindi questo sarebbe proprio totalmente un elemento statico di contesto. L'unica relazione che ci potrebbe essere fra il nostro personaggio e il contesto, un pochino dinamica, sappiamo che è il riconoscimento del colore tramite il blocchetto sensori, che è quello che abbiamo usato anche prima. Dove è finito? Ah, nei sensori, scusate. Ora sullo sfondo però dobbiamo andare nel personaggio. Ecco, lo sto toccando. E, teoricamente, quindi potremmo fare che il nostro gattino reagisce a qualcosa di questa immagine, per esempio le basi che sono bianche, perché magari sta toccando il colore bianco. Quindi un po' come avviene in Scotty Go. Quindi, come in Scotty Go, appunto, il nostro personaggio potrebbe rilevare, però solo attraverso il colore, questo elemento passivo del contesto ed eventualmente reagire ad esso. Se uno volesse in qualche modo, per esempio, appunto, rendere la base del campo da baseball uno strumento un po' più attivo, programmabile, dovrebbe probabilmente creare uno sprite, un personaggio base. In questo caso potrebbe essere di disegnarlo, però ne creo un altro. Disegno un nuovo sprite che chiamerò base. Ok? Ed eventualmente uno può fare un quadratino oppure un cerchio. Meglio sarebbe fare la forma precisa, ovviamente. Ma ora, per capirci, diciamo che io lo faccio così, lo faccio bianco. Ok. E lo posiziono, lo dovrei sovrapporre precisamente su dove c'è la base nel contesto. Ok, quindi in questo caso ecco che il nostro elemento, che prima era solo del contesto, dello scenario passivo, tutto a un tratto può diventare un oggetto programmabile attivo. Diventa un personaggio a tutto tondo, perché diventa uno sprite. E a questo punto non solo lui è programmabile, ma diventa anche più facile esprimere la sua relazione tra la base e gli altri personaggi, perché ogni sprite può avere nei sensori e il blocchetto dello sto toccando un altro sprite. Vedete qui tra i sensori, sto toccando, possiamo esprimere delle condizioni, proprio come ci sono in Scotty Go. Sto toccando che cosa? Ecco, vedete che ci sono i nomi degli altri personaggi, il protagonista e il caratterista. Il bordo è il bordo dell'area di lavoro oppure il puntatore del mouse. E in base a questa condizione fare reagire o il personaggio, protagonista. Vedete, io potrei esprimere la mia condizione invece che col colore, esprimerla che sto toccando base, ok, e fare avvenire qualcosa. Potremmo fare una cosa del genere. Sto toccando base, lo metto qui. Ok, nascondo un attimo caratterista che non ci serve, torno a protagonista, avvicino la base, diciamo la metto qua. Ok, base in questo momento non ha bisogno di alcunché, perché può stare ferma. Ok, resetto il nostro gattino, lo resetto. Stacco un attimo questo, resetto così, lo sposto qua. E quindi la condizione adesso non è più se sto toccando il colore viola o indaco, perché non c'è più quel riquadro. La condizione è ripeti fin quando sto toccando, fino a che sto toccando base, cioè blocca la ripetizione quando toccherò base. E vediamo, tac, eccolo lì. Ok, vedete, non ho espresso il colore, che chiaramente è un criterio molto più instabile per definire una condizione, perché ora questo scenario ha dei colori abbastanza netti, perché insomma ha una grafica abbastanza
minimale da computer grafica, chiaramente. Se ci fosse stata una foto organica, naturale, sarebbe stato molto più difficile trovare dei punti netti di colore. E quindi, però forse sarebbe stato comunque più facile magari estrapolare un pezzetto di foto e trasformarlo in un personaggio. E il personaggio chiaramente mi diventa un oggetto attivo, che può essere anche programmato. Cioè, teoricamente potrei fare anche in modo che il gattino sta fermo e si muove la base, ok? Quindi possiamo fare che questo blocco di codice io lo sposto su quest'altro sprite che è la base, ok? Chiaramente lui si deve muovere dall'altra parte, quindi metterò meno 20 passi. E togliamo un attimo la posizione di partenza che ora al volo non riesco a calcolare. Vediamo cosa succede. Un disastro. Vediamo. Oh no, si è mosso il gattino. Perché? 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 Ah, perché stavo ancora lavorando sul gatto. Scusate. Resettiamolo. Mettiamolo qui. Quindi il gatto se ne sta buono. Andiamo sulla base. Dobbiamo mettere la situazione della bandierina verde, togliamo la posizione di partenza che l'ha imposto manualmente trascinando la base dove voglio io, faccio i passi in negativo perché vado verso sinistra, vediamo, tac, ok, ora è andato oltre perché devo mettere la condizione protagonista, quindi ripuliamo. Riprendiamolo, lo mettiamo in posizione 0. Trasciniamolo qua. Ok, vediamo. Tac, eccola. Ora si è spostata addirittura la base. È diventata più piccola perché il codice lo prevede, perché vedete, cambia dimensione di meno 10 e si blocca nel momento in cui tocca il protagonista. Quindi il nostro elemento di contesto è diventato un oggetto attivo programmabile. Ed ecco dove che vediamo in azione i thread paralleli di Scratch rispetto a Scotty Go. E qui ci vuole una riflessione prima di concludere la nostra lezione. Ogni sprite dentro Scratch è un oggetto, ogni sprite, ma anche il palcoscenico, ovviamente. Ogni sprite è un oggetto programmabile. Quindi la principale differenza tra Scratch, Scotty Go e Scratch ed eventualmente altri ambienti di programmazione sta nel fatto che ci sono molteplici thread perché ci sono molti oggetti programmabili. No perché è più complicato, è perché ci sono molti thread perché ci sono molti oggetti da programmare, perché ogni personaggio è un oggetto, il palcoscenico è un oggetto. Okay, quindi come minimo c'è già due oggetti, perché uno nel momento in cui fa un programma con Scratch, almeno il palcoscenico e un protagonista ce lo mette. Quindi se poi ne metti di più, come minimo ce n'è due. Okay? In Scotty Go, se ci pensate bene, non è che è limitato, è che l'oggetto programmabile è uno solo, il personaggio, il robottino. Tutti gli altri sono elementi di contesto che sostanzialmente non fanno molto, okay? Sono semplicemente percepiti dall'oggetto programmabile che è il personaggio, il robottino. Per concludere, quindi la domanda è: meglio Scotty Go o meglio Scratch per fare coding magari alla primaria? E la risposta non è ovviamente univoca, come sempre, è una domanda un po' retorica. Dipende, Scotty Go ha il vantaggio che è vero che può apparire limitato da questo, dopo che vi ho fatto, dopo che, ovviamente dopo questa lezione sui thread, chiaramente. Diventa ancora più evidente di come Scratch sia un ambiente aperto e Scotty Go un ambiente chiuso con una finalità ben precisa, perché bene o male è una specie di videogioco che ha un inizio e una fine, anche se poi è ibrido fra il mondo fisico e il mondo virtuale. Ma ha un grande vantaggio Scotty Go, che con questa sua struttura a singolo thread è particolarmente propedeutico per la robotica, mentre Scratch, cioè quindi per quei ragazzi o per voi docenti che poi andrete più in là o
o anche già alla primaria, introdurre poi esperienze di robotica educativa, che sia il Lego WeDo, che sia l'Embot, che sia Engino, che sia Arduino fatto con i blocchetti di Mblock, quello che è. Perché la robotica sostanzialmente ha singolo thread, perché l'oggetto programmabile, se ci pensate bene, la robotica è uno, è il robot, cioè c'è solo lui da programmare. E ovviamente programmare i suoi sensori in modo che rilevino degli elementi ambientali di contesto, che però non sono programmabili. Una parete o un ostacolo che viene rilevato dal robot ovviamente non è programmabile, sta lì, sono come gli elementi di contesto di Scott Igo. Quindi Scott Igo da questo punto di vista, secondo me, è interessante, particolarmente propedeutico per poi passare a cose di robotica, dove magari l'approccio Scratch ti confonde un po', perché Scratch è più vicino magari alla programmazione di applicazioni, videogiochi, eccetera, dove ci sono tanti oggetti che interagiscono fra di loro e ognuno di questi può essere attivo e programmabile. Quindi è difficile dire qual è meglio, dipende un po' come sempre dalla progettazione didattica che fate, eccetera. L'ultima informazione che vi do, appunto, per ribadire e sottolineare quest'ultimo concetto della propedeuticità, non so se l'ho detto bene, rispetto poi all'attività di robotica, vi mostro mBlock 3, che di solito è il programma che uso almeno per la primaria per fare robotica educativa con Arduino, però da programmare con i blocchetti, e vedrete che i programmi lì si scrivono a singolo thread. Datemi un attimo che apro mBlock. Ok, eccoci dentro mBlock 3 in modalità Arduino. Come vedete, questa è una cosa che sottolineo sempre sia con i docenti che con i ragazzi, un po' in tutti gli ordini di scuola. mBlock, per chi non lo conoscesse, ora tolgo la modalità Arduino così lo vedete un po'. È uguale a Scratch, la vecchia versione, non quella che abbiamo usato adesso, che è la 3. Cioè, nel frattempo anche mBlock si è aggiornato, ma io sto usando ancora la versione 3 così, per il semplice motivo che mi devo aggiornare anch'io. Comunque, mBlock nasceva uguale a Scratch, nasce uguale a Scratch con la differenza che è possibile poi passare nelle modalità Arduino o nelle modalità, diciamo, hardware per gestire i prodotti hardware di MakeBlock, quindi l'Embot e tutti gli altri loro prodotti, e anche le schede Arduino, dato che tutti i prodotti di MakeBlock sono tutti basati poi su schede Arduino, comunque quasi tutti. Vedete che appunto io faccio questo passaggio, modalità Arduino, oppure no, qui siamo fuori dalla modalità Arduino, quella tradizionale dove ci sono gli sprite. Nel caso di MBlock la mascotte è un panda, non è un gattino. Se entro in modalità Arduino, entro nella modalità programmazione dell'hardware esterno, quindi di un robot, ok? Di un oggetto esterno. E infatti cosa accade? Spariscono tutte le categorie di blocchetti che riguardano gli oggetti grafici, quindi i personaggi. Vedete, cos'è che rimane? Solamente le variabili, che si chiamano dati e blocchi, le strutture di controllo, dove c'è il se allora altrimenti, ripeti, eccetera, gli operatori matematici, che abbiamo visto anche in Scratch, e i blocchetti tipici e specifici per i vari robot, dove ci sono dei comandi specifici per le singole schede Arduino oppure le altre schede dei particolari prodotti e dei particolari robot di MakeBlock. E il programma è a singolo thread, tutti i programmi devono partire con il blocchetto in cima, programma Arduino in questo caso, oppure ci sarebbe scritto qualcos'altro se fosse un altro prodotto, ok? Perché chiaramente vedete, ecco che vedete qui l'analogia fra la robotica e Scott Igo, perché tutto, abbiamo solo una colonna, non abbiamo tante colonne parallele, perché l'oggetto da programmare è uno, il robot, così come in Scott Igo l'oggetto da programmare è Scotty, il personaggio robot, che poi in realtà non è un robot, è un alieno, ok? Però, insomma, ci siamo capiti. E mentre chiaramente lavorando in Scratch, in base alla storia, in base all'applicazione che decidiamo di fare, possiamo programmare molteplici oggetti, compreso il palcoscenico. Quindi questo è il succo, penso, il succo di questa seconda lezione. E qui si conclude con questa seconda lezione anche questo mini corso che voleva appunto cercare una comparazione fra Scott Igo, che è un prodotto
interessante che personalmente conosco da prima che arrivasse in Italia, già da 3 anni se non sbaglio che lo conoscevo, e Scratch. E quindi insomma dare anche un po' di filologia rispetto a quelli che possono essere poi gli sviluppi didattici, qual è il prodotto che ti può portare in una direzione oppure in un'altra. Ripeto, non ce n'è uno migliore o peggiore. Indicativamente possiamo dire che Scratch è più vicino poi a sviluppi di programmazione che hanno a che fare con videogiochi, app Inventor, chi lo conoscesse per fare le app su Android con i blocchetti, eccetera, mentre Scotty Go ha più una struttura un pochino più tradizionale che si ritrova molto negli ambienti di programmazione per la robotica educativa. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo webinar che a questo punto sarà di un nuovo corso e insomma. Se siete iscritti poi riceverete notizie via newsletter. Buon lavoro e a presto.